Bene, miei cari amici, cari fratelli, care sorelle, come di consueto, vedete Danila che sta preparando le schermate, e come di consueto noi ci colleghiamo il mercoledì insieme alla sorella Danila Properzi e oggi, avete già letto, parleremo dei doni carismatici e soprattutto di come anche usarli, secondo me. C'è un trucco, c'è una tecnica, non lo sappiamo, però Danila oggi ha iniziato questo studio che seguirà, penso, tra 2 o 3 minimo puntate. C'è un po' di tempo anche che bisogna dedicare a questa parte di Corinzi 12, 1 Corinzi 12. Vi saluto tutti quanti. Potete naturalmente fare delle domande quando termina giustamente un passaggio di spiegazione. Quindi scrivete le domande qualora ce ne fossero. Danila, Shalom. Buonasera, buonasera. Non so se, come diceva Giuliano, sono in ritardo di qualche secondo, ci sono forse qualche problema di connessione. Se il video non è in sincronia con la voce, voi chiudete gli occhi e E sentite solo ascoltate la la voce. Sì, voce. abbiamo purtroppo, non so, già anche l'altra volta, dipende dalla rete proprio, da quel di Danila. Non preoccupate, ascoltate la voce è quella, Esatto. dovete ascoltare alla fine le parole. Esatto, sì, mi Qua dispiace se non è perfetto. non preoccupatevi, non preoccupate. E cosa volevo dire? Danila, i doni spirituali. Una parte molto importante del Nuovo Testamento, delle epistole di Paolo. Dimmi una cosa, tutti i fratelli e sorelle che sono in Cristo hanno coscienza di questa potenza che il Signore ci ha donato, secondo te? Guarda, in questi anni di ministero ti dico che no, non tutti sono pienamente consapevoli. Alcuni pensano che ce l'hanno solo i leader, o se hai una speciale chiamata, allora i doni, e non sanno che ogni figlio di Dio ha almeno uno, se non di più a volte, un dono spirituale. Perché serve? Per la chiamata e l'espansione del regno. Quindi non si utilizza ciò che non si sa di avere. E allora oggi cerchiamo di supplire a questo, cerchiamo di far sapere a tutti cosa sono. Quindi ne parlerò in maniera didattica, cioè dividerò i nove doni in maniera didattica, sapendo che però spesso e volentieri questi doni operano insieme. Mi sento in cuore fare una breve preghiera che Amen. in nome di Gesù queste lezioni, questa è la prima che ci accingiamo a fare, possano essere chiare, fluide, che possano portare edificazione, che possano portare chiarezza, che possano portare forza. Signore, usa la mia bocca. Dacci occhi per vedere, orecchie per sentire, un cuore per ricevere. Benedici tutti coloro che stanno ascoltando in questo momento e che vedranno magari in un secondo momento la registrazione. Padre, noi ci rimettiamo nelle tue mani perché tutto quello che dobbiamo sapere è per la nostra edificazione e per l'espansione del regno. In nome di Gesù. Amen. Amen. Gloria al Padre. Amen. Bene, Amen. oggi Allora. non avremo delle slide, ma tu sarai tanto buona da spiegarcelo così in maniera. Sì, non servono le slide, serve la Bibbia, che spero che tutti quelli che stanno guardando la diretta abbiano davanti, perché servirà. Ci fermeremo principalmente nel capitolo 12 di Prima Corinzi, Esatto. però ai doni spirituali che sono elencati nel capitolo 12, che adesso vedremo, ma la Bibbia non è stata scritta in capitoli e versetti. I capitoli e i versetti sono entrati dopo l'anno 1000 per un discorso di facilità di studio, ma era tutta una cosa unica, quindi la lettera era una lettera unica. Quindi per capire questi doni non possiamo separare il capitolo 12 dal 13 e il 14, perché tutti e tre parlano dei doni. Il capitolo 12 parla di quello che non dobbiamo ignorare, quindi il capitolo 12 mi dice cosa devo sapere. Il capitolo 13 parla della giusta motivazione che dobbiamo avere, quindi mi dice cosa mi deve motivare. Il capitolo 14 mi dice come
fisicamente, praticamente devo agire. Quindi il capitolo 14 mi dice cosa dobbiamo fare. Ok? Prendete appunti perché diremo tante cose, dirò tante cose. Quindi è 12, cosa devo sapere? 13, cosa mi deve motivare? 14, cosa devo fare? Ok? Cosa devo sapere? Perché? Perché il conoscere è potere. In Geremia è scritto, così dice l'Eterno. Questo versetto io lo amo, in Geremia 9, 23 e 24, dice: il savio non si glori della sua sapienza, e il forte non si glori della sua forza, il ricco non si glori della sua ricchezza, ma chi si gloria di questo, di aver senno e di conoscere me, che sono l'Eterno che esercita la benignità, il diritto e la giustizia sulla terra, poiché mi compiaccio in queste cose. Cioè, capite anche voi lo stesso Osea? Non tanto il 4-6, ma il 6-6, capitolo 6, versetto 6, dice: perché io desidero la misericordia e non i sacrifici, e la conoscenza di Dio più degli olocausti. La conoscenza è la base del potere. Con la conoscenza, come è scritto nel libro di Osea, il popolo non muore, non perisce. La paura, molte volte, credo che sarete d'accordo con me, è la conseguenza dell'ignoranza. La mancanza di conoscenza su un determinato argomento porta con sé paura o ci blocca o ci paralizza. Riguardo ai doni, perché stiamo parlando di questo, la mancanza di conoscenza dei doni porta la Chiesa di Cristo a fare cosa? A non usarli. Durante i nostri studi o la nostra crescita, io non so voi, ma finché io non mi sono convertita, io non ho mai sentito parlare dei doni spirituali e soprattutto, vedendo, no, i quadri che riempiono un po' tutte le parti del mondo, vengono esaltate quella categoria di persone molto ristretta che magari nella loro vita hanno compiuto dei miracoli. Però io vorrei dire una cosa che magari molti fratelli già sanno, ma chi non lo sa lo deve sapere. Fare miracoli dovrebbe essere qualcosa di normale nella vita di ogni figlio di Dio. Cioè, tu che hai ricevuto Cristo e lo ami, dovrebbe essere naturale per te essere usato da Dio attraverso questi doni spirituali, che ovviamente sono cose fuori dall'ordinario, no? Perché? Perché se Cristo vive dentro di te, no? Che è quello che diciamo, lui vorrà fare attraverso di te quello che faceva sulla terra. E che faceva Gesù sulla terra? Insegnava, predicava, ma faceva anche altre cose, no? Non veniva usato totalmente dallo Spirito. Ci sono poi chi è convinto che i doni servivano solo ai primi apostoli per fondare la Chiesa e che oggi non esistono più, c'è anche questa categoria. Per questa ragione, quando un dono si manifesta, se tu credi che i doni non esistono o non esistono più, allora quando questi si manifestano, potrebbero accadere tre cose. Accadono almeno tre cose. Uno, ditemi se non è così, idolatrano ed esaltano la persona che ha fatto il miracolo. Quindi confondi la causa del miracolo. La causa, non l'agente del miracolo, no? Cioè, la persona è solo un mezzo, invece tu pensi che sia la causa. Due, si impauriscono perché non comprendono, così come accadde con Gesù quando aveva cacciato i demoni dal Gadareno e il popolo ebbe paura, no? Scritto in Marco 5. Tre, non sanno da dove proviene il dono e accusano la persona che ha operato il miracolo di lavorare con il diavolo, come è successo con lo stesso Gesù. Quindi l'ignoranza paralizza l'uomo, l'ignoranza non. E Tant'è che lo hanno allontanato poi a Gesù. lo hanno allontanato. Infatti, l'ignoranza non permette al regno di Dio di avanzare con forza e con potere. Allora, se tutti avete la Bibbia aperta in Prima Corinzi 12, il primo versetto, ci fermiamo un secondo lì, che cosa dice? Ora, fratelli, non voglio che siate nell'ignoranza riguardo ai doni spirituali. Quindi, prima di iniziare a dire tutto, Paolo dice: il mio desiderio è che voi non siate ignoranti. Ignoranti non come offesa, ma da agnoe, non sapere per mancanza di informazione, perché non conosci. Noi, come figli di Dio, dobbiamo sapere chi è Dio, quello che ha fatto per noi, quello che ci ha dato,
chi siamo in Cristo e chi è e come agisce il nemico, cioè il nemico proprio per ultimo. Ci sono molte correnti che parlano tanto del diavolo, no? Di queste battaglie spirituali. È giusto sapere chi è il nemico, ma dopo che hai saputo chi è Dio, dopo che hai saputo che ha fatto Cristo e dopo che hai saputo quello che puoi fare in Cristo, ma tu già lo sai qual è la posizione del nemico, giusto? Quindi il peccato, segnatevelo in grande, il peccato non viene solo per impedirti di andare in cielo, ma per impedirti di portare il cielo in terra e vivere la pienezza di Dio qui. Se il diavolo riesce a mantenerti fermo, innocuo, inoffensivo, ignorante, non sarai mai per lui una reale minaccia. Diventi una minaccia quando cominci a manifestare nel mondo il Dio che vive dentro di te. Ok? Più conosci e più tu la Chiesa puoi avanzare. E adesso entriamo nello specifico nei doni spirituali. In questo versetto che abbiamo letto in Prima Corinzi, che non vuole che siamo ignoranti riguardo ai doni spirituali, la King James Version, che è una delle Bibbie più fedeli all'originale, la Bibbia di Re Giacomo, parla di doni spirituali. In greco noi leggiamo semplicemente spirituali, ton pneumaticon, che significa cose caratterizzate e controllate dallo spirito. I doni spirituali sono quindi, prima di tutto, doni, cose controllate e caratterizzate dallo spirito. Quindi è necessario essere nato di nuovo, è necessario avere lo Spirito Santo che abita in te, e ogni credente dedicato a Gesù e membro reale del suo corpo ha perlomeno un dono. Quindi tu che mi stai ascoltando, siamo una poco più di 20, quasi una trentina di persone, e chi mi ascolterà, fermatevi un secondo e pensate. È scritto, e adesso lo andiamo a vedere perché non sono parole mie, ogni persona ha un dono, quindi io ho un dono spirituale. C'era una buona notizia, questo è il Vangelo, una buona notizia. La Bibbia dice che ogni credente che ha ricevuto Gesù nella sua vita, ha ricevuto anche un dono e che questo è stato dato per un fine. Allora, in Prima Pietro, guarda com'è veloce, Giuliano è fantastico, ha messo pure la parte greca, la vedo in ritardo io. In Prima Pietro 4,10 è scritto: ciascuno, se non ci andate veloce, ascoltate me, ciascuno metta al servizio degli altri il dono che ha ricevuto come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio. Ve lo ripeto, ciascuno, quindi. Chi sta parlando? A tutti. Non sta parlando ai leader, non sta parlando ai pastori, non sta parlando agli apostoli, non sta parlando a tutti. Ciascuno metta al servizio degli altri il dono che ha ricevuto come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio. E in Prima Corinzi 12,7 Paolo dice: ora a ciascuno è stata data la manifestazione dello Spirito per l'utilità comune. Io non sto ancora entrando nello specifico dei doni, ma questa prefazione è fondamentale, perché se non si capisce il motivo per cui Dio mi dà un dono, io rischio di usarlo male. Invece la prima cosa che devi sapere è che il dono non è per te. Il dono che Dio ti dà, che lo Spirito ti lascia amministrare, non è tuo, in primis, perché rimane sempre dello Spirito, tu ne sei amministratore, e due, chi ne usufruisce non sei tu, tu sei solo un mezzo, è l'altra persona che lo riceve, è per il bene comune, ok? La Bibbia parla di cose spirituali, ma comprendiamo che si sta riferendo ai doni perché lungo il capitolo il focus di Paolo sta nei carismata. Carisma appare circa 19 volte e vuol dire, dal dizionario Strong, ve lo leggo: regalo divino, liberazione, una donazione, dotazione, dote, dono spirituale, dono gratuito. Il dizionario Thayer dice un favore che ognuno riceve senza un proprio merito. Il dizionario Vine dice dono della grazia, dono che coinvolge la grazia da caris,
di Dio come donatore, è usato riguardo alle sue donazioni gratuite ai peccatori e delle sue donazioni ai credenti mediante l'opera dello Spirito Santo nella Chiesa. Ok? Possiamo dunque dire che i doni spirituali, carisma, sono doni gratuiti, sono rivestimenti spirituali dati da Dio per l'edificazione e la fortificazione della Chiesa, per il servizio ai santi, sono irrevocabili, ma non. Uno pensa irrevocabile su di me, sono irrevocabili sulla Chiesa, Dio l'ha dati alla Chiesa, non il singolo, Dio ha dato i doni alla Chiesa. Noi siamo un corpo, quindi ha dato i doni al corpo e non solo a un unico individuo. I doni esistono, ma lo Spirito sceglie a chi darli e come darli e in quantità. Scrivetevi questo e poi entriamo nel primo dono, ma è molto importante che voi lo sappiate. Qual è il proposito dei doni? Perché Dio ha dato questi doni? Perché lo Spirito concede questi doni? Primo, glorificare Dio. È scritto, prima Pietro dice che chi parla lo faccia come se annunciasse gli oracoli di Dio, chi fa un servizio lo faccia nella forza che gli è fornita da Dio, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo. È sempre per glorificare Dio. Due, per edificare la Chiesa e perfezionare i santi. Questo è uno dei motivi. Quindi è per edificare la Chiesa, tutto il corpo, e perfezionare i santi. Tre, per servire in modo più efficace il prossimo. E quattro, per promuovere la maturità spirituale e l'unità del corpo di Cristo. Questo è tutti cose che sono bibliche. Per edificare la Chiesa è scritto in Efesini 4, per servire in maniera efficace è scritto in Prima Pietro 4 e per promuovere l'unità è scritto sempre in Efesini 4. Allora, vedete che in tutto questo non c'è mai il singolo individuo, vedete che non c'è l'autopromozione. Dio dice io ti benedirò e tu sarai di benedizione. Ecco. Noi siamo benedetti quando veniamo usati da Dio attraverso i doni, perché è una sensazione stupenda poter essere usati da Dio e soprattutto vedere l'altro che riceve. Ma è lui il focus, è l'altro, ok? E alla fine del dono c'è sempre una glorificazione a Dio. Detto questo, se è tutto chiaro, vorrei dirvi come vengono trasmessi i doni. Allora, secondo una lettura, dalla lettura della Bibbia, specialmente in Atti, perché ne vediamo spesso, i doni vengono trasmessi o in modo spontaneo, di sorpresa all'improvviso, lo vediamo in Atti 2 da 1 a 10, o attraverso l'imposizione delle mani, e lo vediamo nella lettera di Prima Timoteo, quando Paolo esorta il suo figlio nella fede, o per il potere della parola, e lo vediamo in Atti 10. O per il potere della preghiera, e lo vediamo in Atti 4. Quindi non c'è un solo modo per ricevere un dono. Può venire in maniera spontanea, può essere per imposizioni, può essere attraverso la parola, può essere attraverso la preghiera. Ok? Qui. Vediamo. Se avete qualche domanda da fare, da porre, potete farlo Ciao tranquillamente. Rossana, che dice il dono non è per noi, è per edificazione della Chiesa. Assolutamente sì, purtroppo mi è capitato di avere brutte esperienze dove c'erano alcuni personaggi che hanno sfruttato i doni per manipolare un po' le persone, per ottenere dei determinati scopi. È molto triste, ma Dio alla fine scopre tutto, eh? Però se invece parti bene, noi partiamo bene, chi non sa comincia a sapere bene. Danila, È per gli altri. un argomento molto scottante ti voglio proporre. Biblico c'è su questo che ti chiederò, ma sulla caduta cosa possiamo dire? La caduta nello spirito, cosa potremmo dire? Ci sono situazioni bibliche che confermano, sempre in Allora, avanti. nel libro di Atti si parla di questi uomini che sono caduti. C'è una
Ci sono momenti e ci sono situazioni dove sei veramente libero nello spirito. È come se gli avessi creato l'ambiente giusto, nel senso che non stai preoccupato, la lavatrice, il telefono, i tuoi occhi sono fissi su Cristo, no? C'è un momento di preghiera, gli stai dedicando quella ora. Può capitare, io non condanno assolutamente, mi è capitato spesso di sentire questa unzione e non avere la forza di rimanere in piedi. Nel momento però in cui si cade, io ricevevo tantissimo. Questa è una mia esperienza personale, quindi non c'è un dettaglio biblico su questo. Ho ricevuto tanti insegnamenti. Nel momento in cui cadevo è come se si aprisse qualcosa e fosse più facile far entrare Possiamo a descriverlo raffica. come un lasciarsi coccolare dallo Spirito Santo coscientemente. Chiaro che non Sì, svegliamo. no, svieni, Quindi, voi che state ascoltando, sei scusa Danilo. assolutamente cosciente di quello che sta succedendo, Esatto. ma è proprio un abbandono, è proprio far cadere tutte le muraglie, no? Che dice no, non posso farmi vedere, non posso farmi vedere piangere, no, non posso farmi vedere, no? Queste paranoie mentali che ci facciamo, in quel momento è come se Dio ci spezzasse queste mura, no? E ci lasciamo proprio abbandonare e ministrare, ma tanto sentiamo un'amministrazione molto forte. Questo se si fa con equilibrio. Poi ci sono gli show, poi ci sono chi ne fa uno show, chi spinge per forza la persona. Voglio dire, Giuliano, purtroppo c'è il dono delle lingue. Mi sembra che non so se l'ho raccontato in diretta o l'ho raccontato solo a te, che in Argentina conoscevo questo pastore che ha avuto una brutta esperienza con il parlare lingue e decise di non parlare più lingue e di non insegnare più alla Chiesa. Ecco, per colpa di qualcuno che ha usato male il dono o l'ha strumentalizzato, si toglie questo dono. Anche quello può andare da un eccesso all'altro. Esatto. Quindi, se senti naturale, non c'è bisogno neanche io, a volte, vedi un pastore che neanche toccò. Semplicemente soffiò e la persona cadde come una peracotta. Non c'è bisogno di spingere. Se è l'unzione del Signore, se vuole che la persona si abbandoni completamente perché Dio deve dirgli qualcosa, allora sì, io ci credo e l'ho vissuto. Ma da questo a farne uno show, siamo sempre attenti, sicuramente. Lili dice che in alcune chiese i doni spirituali non, le donne non li possono manifestare o praticare. Cara Lilly, che ti posso dire? Preghiamo per queste persone, perché io non credo, vabbè, dici sei donna, è normale che lo dici, ok, ma io non credo in un Dio che fa eccezioni di razza o di sesso. Un Dio che mi fa parlare una mula, un Dio che mi fa parlare le pietre, però le donne no. No, non ci credo assolutamente. Mi dispiace, ma anche se un pastore o un leader non ti permette di usarlo nella chiesa, tu puoi usarlo fuori. Ci sono persone là fuori che magari mentre vai al supermercato, perché adesso che vi spiegherò cosa sono i doni, non è che quando cominciano a essere utilizzati si aprono i cieli, cadono le stelle, i fuochi d'artificio, non è così. È molto più semplice di quello che possiate pensare. Per questo io vi dico che tutti hanno un dono, tutti possono operare e il credente deve vivere una vita di miracoli. Posso Quindi, leggere un versetto, Daniela, ti dispiace? prego, sì, se sei stato Parliamo. ispirato, vai. No, parlavi di questo e ti vorrei magari proprio dare questo versetto che troviamo in Galati 3:28. Non c'è qui né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, e qui dico femmina, perché voi tutti siete uno, echad, potrei aggiungere, in Cristo Gesù. Amen, amen. Ci sono tantissime donne che hanno dei ministeri straordinari e potentissimi e li hanno messi in stand-by. Non è questa una rivolta femminista, No, no, deve assolutamente. essere È equilibrato. solo donne, no, figlie o esseri umani, creature straordinarie, fatte a immagine e somiglianza di Dio. Cercate Dio nel segreto.
e chiedete a lui qual è il vostro ministero e non lasciate che nessun altro essere umano dica qualcosa contrario a quello che Dio ha detto. Io non ho, alla prima volta che mi ha intervistato Giuliano, glielo dissi, io non ho scelto di insegnare, non ho proprio scelto, io sono una che fugge dalle responsabilità se può e pensavo di non essere all'altezza, invece Dio mi ha sempre portato in quella direzione anche quando avevo deciso di smettere. Non è una cosa che si sceglie, è una cosa che Dio chiama, quindi non sentite l'uomo come essere umano. Sentite Dio, sentite quello che Lui vi mette e perché vi capaciterà per questo. E per fare il ministero servono assolutamente i doni, cioè sono proprio armi potentissime, armi offensive del nemico e di esortazione dei figli. Allora, se possiamo mettere i versetti. Sì, prego. C'è una domanda che vedrai, Simone Colombi. Quando si La sto riceve lo vedendo. Spirito Santo, bisogna manifestare per forza, cioè per forza non va bene, le lingue. Allora, noi parleremo dei doni spirituali. Il parlare lingue non fa parte dei nuovi doni spirituali. Calmi, 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 prima di tirare pietre, state calmi. Il parlare lingue ha la stessa radice del parlare lingue dei doni, però il parlare lingue. Per la nostra edificazione, quello è alla portata di tutti. Si deve fare per forza? Per forza. Che cosa c'è per forza nella Bibbia? Non lo so, Dio forza qualcuno? No, è sicuramente un indicatore del battesimo nello Spirito, questo sì. Però, caro Simone, io non so se tu parli lingue oppure no, però è un'arma bellissima ed è un aiuto straordinario nei momenti di preghiera. Non potrei fare senza io. E lo stesso Paolo esorta a pregare in lingue e dice che lui prega in lingue più di tutti. E non il dono. Adesso poi parleremo della differenza, non oggi sicuramente. Non è per forza, ma io lo cercherei, la possibilità di parlare in lingue, perché è troppo prezioso per privarsene. Ok. C'è tanto da dire, ma siamo alle 8. Andiamo con il primo dono, e per chi si è collegato adesso, io adesso i doni li divido proprio uno per uno. Sono 9, uno per uno li divideremo nel corso di questi incontri, ma li divido per modo didattico, per spiegarli uno per uno. Ma sappiate che possono collaborare tra di loro. Ok. Se vogliamo leggere, e questo mi piacerebbe che fosse messo, Prima Corinzi 12 da 8 a 10. Ok. Infatti, a uno è data mediante lo Spirito parola di sapienza, a un altro parola di conoscenza, secondo il medesimo Spirito, a un altro fede mediante il medesimo Spirito, a un altro doni di guarigione per mezzo del medesimo Spirito, a un altro potenza di operare miracoli, a un altro profezia, a un altro il discernimento degli spiriti, a un altro diversità di lingue e a un altro l'interpretazione delle lingue. Basta così? Amen, sì. Sì, rispondendo sempre a Dimone, è diversità di lingue, non parlare in lingue. Quindi per questo hanno la stessa essenza. Vedremo che alcuni doni ricordano qualcos'altro. C'è il dono della fede e c'è la fede. C'è il profetizzare e poi c'è il dono di profezia. C'è la diversità di lingue e c'è il parlare in lingue. Hanno la stessa essenza, la stessa radice, la stessa provenienza, ma la manifestazione e lo scopo sono diversi. Scusate un secondo. Simone, non aver paura, parla, 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 non dare retta alla mente perché il parlare lingue è una cosa che viene da dentro e non interferisce con la mente. Vai avanti perché la mente ti dirà sempre che sta inventando le cose. Detto questo, andiamo al primo dono. A uno infatti è data per mezzo dello Spirito
parola di sapienza. Abbiamo già incontrato, per chi legge la Bibbia, che c'è un versetto che dice che chi ha bisogno di Dio, di sapienza, chieda che Dio la dà liberalmente a tutti, no? Come ho detto prima, ci sono doni e poi c'è qualcosa di generico. La sapienza per il vivere quotidiano è qualcosa che tutti possono chiedere a Dio, ma la parola di sapienza è un dono che si manifesta in un momento specifico. Ok? Quindi seguitemi. Allora, la sapienza è il possesso di profonda scienza e dottrina. Il termine dal latino sapientia, der sapiens, saggio, traduce dal greco sofia. Qui ci sono molti che studiano il greco, magari anche il mio amico Andrea che lo conosce, che è vocabolo che nel pensiero filosofico presocratico e ancora in Platone viene impiegato per indicare quella concezione della sapienza che è insieme abilità e tecnica. Allora, cerchiamo di essere più semplici. Nonostante il termine sapienza è stato usato prima di tutto nel Vecchio Testamento riferendosi ad esseri umani, tutta la sapienza proviene da Dio. La sapienza è una parte centrale della natura di Dio. Dio ha creato l'universo, è scritto in Proverbi, con la sapienza. Ha creato gli esseri umani, è scritto nei Salmi 104, con la sapienza. In questo modo la sapienza è qualcosa che è inerente a Dio, riflessa nella creazione e parte della ragione dell'esistenza umana. Ci siamo? La sapienza degli esseri umani non può essere compresa mettendo da parte Dio. Prima di tutto, la sapienza umana è possibile solo a motivo della sapienza divina presente nella creazione. Il potenziale della sapienza esiste solo perché Dio l'ha creato. In secondo luogo, se la sapienza deve svilupparsi nell'essere umano, il punto di partenza deve essere Dio. Dio deve essere temuto e riverito. Non è scritto così che il timore dell'Eterno è il principio della sapienza. Ok? Il termine ebraico è chokhmah, cioè sta che ti ricorda la caffettiera col caffè che è pronto a uscire. Chokhmah deriva dalla radice chacham, che vuol dire saggio. I saggi, quindi i chachamim, non sono più intelligenti, i più intelligenti della società israelita, ma così come scrive bene il libro di Proverbi, erano quelli le cui vite erano caratterizzate dalla comprensione, dalla pazienza, dalla diligenza, dall'affidabilità, dall'autocontrollo, dalla modestia e altre simili virtù. Quando pensate a un saggio, non è necessariamente il più intelligente, cioè quello che sa più cose, eh? In una parola, l'uomo saggio era l'uomo timoroso di Dio. Partendo da questa concezione generale di sapienza, emerse una categoria speciale di uomini nell'antica Israele, appunto i Chachamim, i saggi. Erano responsabili della crescita e della comunicazione della sapienza in Israele. I saggi formavano una delle tre classi delle persone religiose esistenti. C'erano i sacerdoti, in primis, no? E i leviti, che avevano la responsabilità principalmente nel tempio, no? Quindi nel contesto della religione stabilita, tutto quello che riguardava le leggi di Dio. Erano servi del tempio, erano i leader dell'adorazione, no? Quindi avevano anche una responsabilità nell'area di educazione, chiamiamola religiosa, ma capite che voglio dire. Poi venivano i profeti, che erano i portavoce di Dio per il suo popolo, e subito dopo, eccoli qua, i saggi, i Chachamim. In un certo senso loro avevano il compito che possiamo definire più secolare rispetto agli altri due gruppi, no? Perché erano educatori morali, insegnavano ai giovani non come guadagnare la vita, ma come viverla. Voglio leggervi un passo che ho trovato mentre studiavo. Chokhmah, sapienza, e Binah, intelligenza. Le differenze. La prima ha sede nell'emisfero destro, Chokhmah, è la capacità di concepire idee complesse ed elevate racchiuse in un singolo lampo di genio, in un piccolo punto di illuminazione. Si tratta di una facoltà al di sopra della logica,
una facoltà per la quale il simbolo, il mito, il paradosso, l'enigma, il lato artistico, romantico di una data situazione sono pane quotidiano. Ok? La seconda facoltà, Binah, risiede a sinistra e costituisce la capacità di afferrare il lampo di Chokmah, no? Che altrimenti lascerebbe rapidamente la consapevolezza. Lui prende la Binah, prende questo lampo di genio della Chokmah e gli dà forma e concretezza, spiegandolo e analizzandolo secondo concetti logici. Grazie a Binah, le rivelazioni di Chokmah vengono assimilate dall'intelletto, trasmesse e comunicate e trasformate in progetti pratici e concreti. Binah è raziocinio, linguaggio, rigorosità e senso pratico. Ok? La sapienza va oltre la semplice conoscenza pratica. Le persone sagge dispongono di una esperienza meditata, di un senso profondo della vita, per il quale arrivano ad accettare le incertezze, gli alti e bassi della vita. Allo stesso modo sviluppano una consapevolezza più precisa su come evolvono gli eventi nel tempo, no? Quindi a loro dà un equilibrio. Quindi, perché vi ho fatto tutto questo preambolo? Perché se è una parola di sapienza, io devo capire che cos'è la sapienza. La parola di sapienza, non dono di sapienza, è molto importante questo. Non è un dono in senso generico. La parola di sapienza è una comunicazione, scrivete, soprannaturale di un frammento della sapienza di Dio, che viene alla mente di un credente in una situazione di crisi. Ha il compito di capacitare il cristiano a risolvere problemi profondi e complessi che la capacità naturale non può risolvere. Si tratta di un messaggio vocale di saggezza, enunciato mediante l'azione soprannaturale dello Spirito Santo. Questo messaggio applica la rivelazione della parola di Dio, la sapienza dello Spirito Santo, la applica a un determinato problema o una situazione specifica. Non si tratta, come ho detto prima, della comune saggezza di Dio per il vivere quotidiano, la quale si ottiene come? Con lo studio diligente, con la meditazione della parola di Dio e con la preghiera. Così voi diventate saggi. E apro e chiudo una parentesi velocemente. Le persone che pregano, studiano e applicano la Bibbia diventano sempre più saggi ogni giorno di più. Io ve lo garantisco perché l'ho visto nella mia vita, l'ho visto in persone accanto a me. Sono quelle persone che la gente poi si meraviglia perché magari non hai titoli, non hai lauree, ma chissà perché più stai in Dio, più cresce questa saggezza della vita quotidiana. Allora, facciamo un esempio pratico e qui Giuliano mi dà Luca 21, da 12 a 15, molto velocemente, io pure me lo leggo perché non ce l'ho davanti. Da Luca 21, 12 a 15. da 12, lo vuoi leggere tu? Grazie. Sì, lo leggo io. Un attimino, leggo soltanto un attimino questo. Luca, abbiamo Eccolo detto Luca qua. Ma 21. prima di tutte queste cose, vi metteranno le mani addosso e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e mettendovi in prigione, trascinandovi davanti a re e a governatori a causa del mio nome. Ma ciò vi darà occasione di rendere testimonianza. Mettetevi dunque in cuore di non premeditare come rispondere a vostra difesa, perché io vi darò una parola e una sapienza alle quali tutti i vostri avversari non potranno opporsi né contraddire. Amen, amen. Ok, non so se è un po' più chiaro questo, ma andiamo a vedere anche Atti 4:13. Atti 4, versetto 13. Eccolo qua. Questo è quello che succede ad ognuno di noi. Essi, vista la franchezza di Pietro e di Giovanni, si meravigliavano
Avendo capito che erano popolani senza istruzione, riconoscevano che erano stati con Gesù. Continuo. No, no. Loro parlavano e questi si meravigliavano perché dicevano: come è possibile? Non sei un istruito, non hai studiato, non sei un intellettuale, un colto, sei un pescatore. Eppure quando parlavano usciva una sapienza. E allora loro sanno che sono stati con Gesù. E vorrei invece il mio pezzo preferito in assoluto, che io amo tantissimo, è quello che sta scritto in Giovanni 8, Vangelo di Giovanni. Chi non è avvezzo alla Bibbia, è Nuovo Testamento, Giovanni 8, Capitolo? da 3, capitolo 8, dal versetto 3 al versetto 9. Va bene. E qui abbiamo allora gli scribi e i farisei condussero una donna colta in adulterio e fattala saltare, stare in mezzo, gli dissero: Maestro, questa donna è stata colta in flagrante adulterio. Ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare tali donne. Tu che ne dici? Dicevano questo per metterlo alla prova, per poterlo accusare, ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere con il dito in terra. Continuo. Sì, fino a 9. E siccome continuavano a interrogarlo, egli si alzò e disse loro: Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei. E, chinatosi di nuovo, scriveva in terra. Essi, udito ciò, uscirono uno a uno, cominciando dai più vecchi, e Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. Allora, io amo, chi mi conosce, i miei alunni lo sanno perché questo versetto ne parlo sempre perché io lo amo proprio, cioè io amo l'atteggiamento di Gesù e la sua straordinaria sapienza in questo momento. L'avete capita la situazione? Cioè questi scribi e farisei lo vogliono trarre in inganno, cioè non stanno lì perché, ah Gesù, vogliamo crescere, dici parole di vita, non è così. Loro vogliono andare da Gesù per prenderlo in inganno, perché? Perché alla domanda che dice che dobbiamo fare, l'abbiamo trovata in adulterio, no? Che cosa secondo te dobbiamo fare? È un po' un tranello, perché se dice perdonatela andrebbe contro la legge, ma se dice la vedatela andrebbe contro la legge dell'amore che lui sta portando avanti, no? Quella del perdono. Quindi la legge di Mosè è giusta, ma anche la legge dell'amore lo è. Allora, una risposta avrebbe escluso l'altra. Che facciamo? Sì, la dobbiamo lapidarla? No, non dobbiamo lapidarla. Di fronte a questa situazione, io non saprei proprio cosa poter rispondere, perché come rispondi, rispondi male. A un certo punto, questo poi è il bello, che Gesù non risponde di impeto. Quindi questo può essere un consiglio. Di fronte a una situazione di crisi, non rispondete di istinto. Fate un bel respiro. Gesù sembra che quasi non li ascolta, si china e scrive sulla sabbia. Non so cosa stesse scrivendo, la Bibbia non ce lo dice, ma ti fa vedere proprio che prende tempo. Aspetta. Sì, là comunque c'è, quando scriveva per terra è come se stesse indicando che loro volevano andare avanti con la legge, no? Cioè, cercavano di imporre la legge, lui scriveva come se fosse sulle tavole, ma sono supposizioni. Sì. E neanche ci interessa guardare il dettaglio, no? Certo, È certo. un fatto che lui ha preso tempo, volutamente, però ha preso tempo. Quindi contare In fino a questo, 10 prima di rispondere. esatto, perché non parliamo di Gesù, perché Gesù sicuramente aveva lo spirito nella sua completezza, quindi aveva il frutto dello spirito ben sviluppato. Noi non ce l'abbiamo ancora tanto ben sviluppato. E l'autocontrollo ogni tanto ci sfugge di mano. Di fronte a una situazione di crisi, dove qualcuno magari si alza, in questo caso, solamente per metterti all'angolo, e noi come insegnanti o come leader lo viviamo, perché ci sono persone che si alzano e fanno domande non perché vogliono sapere le risposte, ma perché vogliono metterti in cattiva luce, vogliono metterti in difficoltà. La cosa straordinaria è non mangiare questa esca, non afferrare il laccio che ti dà il nemico, ma chiedi a Dio. E in questo momento la frase è: chi è senza peccato,
Tagli per primo la pietra contro di lei. Ma chi ci avrebbe pensato? Io non ci avrei. È una risposta perfetta. Questa è la sapienza, è una risposta perfetta. E conferma quello che Gesù disse: non preoccupatevi quando verranno contro di voi, perché in quel momento stesso vi sarà detto ciò che dovrete dire. Meraviglioso! Io amo questo pezzo. E per ultimo, vediamo una atti 6, da 8 a 10. Atti 6, da Andiamo 8 a subito, 10. va benissimo. Parliamo qui di Stefano. E Ok. guardate che cosa si dice di lui. Forse questo rende ancora più chiaro che cos'è la parola di sapienza. Atti 6 da 8 a 10. Ora Stefano, pieno di grazia e di potenza, faceva grandi prodigi e segni tra il popolo. Ma alcuni della sinagoga detta dei liberti, dei Cirenei, degli Alessandrini, di quelli di Cilicia e d'Asia, si misero a discutere con Stefano e non potevano resistere alla sapienza dello spirito con cui gli parlava. Capito? Vedete che dice: non potevano resistere alla sapienza e allo spirito col quale egli parlava. Non riesce a resistere di fronte a questa parola di sapienza, perché Stefano non era un sapiente, non era un saggio, ma Stefano, in un momento particolare della sua vita in cui necessitava sapienza, Dio gli è andato incontro. Dando una parola di sapienza, e questa parola di sapienza, quando arriva, è impossibile contrattaccarla, non riesci a resistergli. Ok? Quindi spero sia stato abbastanza chiaro che cos'è la parola di sapienza, per uscire da momenti di crisi, ma ricordate sempre che Gesù c'è un momento in cui alza la voce e acquieta la tempesta. Ok? Ma non è che tutti i giorni Gesù acquietava la tempesta. Quindi la parola di sapienza si manifesta, è dello spirito, il dono è dello spirito. Decide lui quando, come e dove. Non si manifesterà sempre in ogni occasione che tu desideri, ma si manifesta nel momento esatto in cui Dio vede la necessità che si manifesti. E sempre per quel proposito che abbiamo detto prima, glorificare Dio, edificare la Chiesa, perfezionare i santi, eccetera. Ok? Sappiate che in una situazione di crisi, e parliamo sempre in pro del regno, c'è questo dono a nostra disposizione. Domande, risposte, supposizioni, esperienze. Ecco, vedo qua che insomma sono tutti d'accordo, qualcuno l'ha sperimentato. Emanuela, la conosco, Sì. sì, so che l'hai sperimentato, sì. E infatti io adesso li insegno in maniera dottrinaria, no? Quindi cerco di essere più chiara possibile, ma ovviamente per capirli a tutto tondo bisogna viverli, perché lì, quando si parla di cose spirituali, è sempre difficile dare termini italiani, no? O comunque termini linguistici, sono sempre un po' limitanti l'azione dello Certo. spirito. È straordinaria, però cerchiamo di far più luce possibile su ogni dono. Intanto c'è questo, il primo, parola di sapienza. Ok, allora io andrei avanti al secondo dono perché abbiamo tempo. Sì. Parola di conoscenza, non conoscenza come prima, non sapienza, parola di sapienza, non conoscenza, che se no. Parola di conoscenza, all'improvviso diventi Einstein, no, no, parola di conoscenza. Quindi non è un dono di conoscenza, è una parola. La parola ebraica per conoscenza è da'at, traslitterato di a'ati, da'at, che significa sia conoscenza, ma viene dalla radice yada, che è la parola usata per dire che Adamo conobbe Eva, conobbe, conoscere, quindi che si unì carnalmente ad Eva, no? È questo termine interessante vedere che la conoscenza, che è qualcosa che si sa, una serie di informazioni, viene anche usato per un legame sentimentale, un legame affettivo, un legame fisico, no?
perché la relazione riflette il legame stabilito tra Dio e il suo popolo. Il termine possiede un doppio senso, quindi, sia intellettuale che affettivo. Per la tradizione ebraica, conoscere non è un atto puramente cerebrale. Conoscere Dio, badate bene, adesso attenzione a me gli occhi. Conoscere Dio, conoscerlo, acquisire le informazioni, quindi leggere della sua parola, perché lo conosci così, Dio, attraverso la sua parola e la pratica e l'esperienza pratica della sua parola. Conoscere Dio significa legarsi a Lui. Per questo illuminazione in Osea 4:6 è scritto che il popolo di Dio muore per mancanza di da'at, di conoscenza, perché se non conosci Dio non hai modo di legarti a Lui e se non ti leghi a Lui muori. Tu mi hai investigato, dice il salmista al Salmo 139, o Eterno, tu mi da'at, tu mi conosci. La tua da'at, la tua conoscenza è troppo sublime per me, talmente alta che non posso raggiungerla. Yada, secondo il dizionario Strong, la radice di conoscenza, è tra le altre cose conoscere correttamente, essendosene accertati attraverso la vista. Ripeto, tra le altre cose, Yada è conoscere correttamente una cosa correttamente come è, essendosene accertati attraverso la vista. Lo sai perché lo hai visto. Ma tu come fai a sapere una cosa se non l'hai vista? Quando questo dono opera, è il momento in cui Dio deposita nella mente di una persona una frazione della sua conoscenza in modo soprannaturale per uno scopo temporaneo e specifico. Lo ripeto. Questo dono opera quando Dio deposita nella mente di una persona una frazione, una parola della sua conoscenza. E che conoscenza ha Dio? È onnisciente, dice il salmista, no? La tua conoscenza è talmente alta che non posso raggiungerla. Beh, lui prende parte di questa conoscenza, una parola, e lo mette nella mente di una persona, in maniera quindi soprannaturale, per uno scopo temporaneo e specifico. Si tratta di un messaggio vocale ispirato dallo Spirito Santo che rivela conoscenza riguardo a persone, a fatti passati, presenti e futuri, a circostanze o a verità bibliche, e frequentemente questo dono opera spesso con quello di profezia. Per questo ci si confonde. Quando si pensa che la profezia, tra le altre cose, è predire il futuro, non è così. La profezia non è questo, non è solo questo, lo vedremo poi, ma questo è il dono di conoscenza. Sapere cose che non hai mai visto o sentito è la modo soprannaturale che Dio usa per uno scopo. Facciamo gli esempi che sono più pratici. Per esempio, senza che andiamo là, ma magari ve lo ricordate, in Matteo c'è la storia della nascita di Gesù, no? Vi ricordate che Giuseppe viene avvisato in sogno che si trova in pericolo e che era necessario che lui fuggisse? Ve lo ricordate che viene avvertito in sogno che c'era Erode che lo perseguitava? Come faceva a saperlo? Perché un angelo, perché un sogno, perché un'apparizione, perché una visione, i modi sono diversi. Ti hanno comunicato un'informazione, una conoscenza, una da'at che tu da solo non avresti mai potuto sapere. Ok? In Marco, capitolo 2, Marco, capitolo 2, versetto 7-8, guardate che bello. Contate che Gesù aveva il do e lo Spirito Santo per completo, no? E lui aveva tutti i doni spirituali. E durante i Vangeli li poteva vedere tutti in azione. In Marco 2, al versetto 7-8, vediamo la parola di conoscenza. Perché costui parla in questa maniera? Egli bestemmia. Chi può perdonare i peccati se non uno solo, cioè Dio? Ma Gesù capì subito
con il suo spirito che essi ragionavano così dentro di loro e disse: Perché fate questi ragionamenti nei vostri cuori? Rimasti di cuori, ecco, Gesù ha ricevuto una parola di conoscenza, perché infatti nel versetto 6 lo dice proprio, perché gli scribi ragionavano in cuor loro, cioè tra sé e sé, no? Io posso, quante volte vi capita che voi pensate una cosa mentre qualcuno parla, tipo adesso io sto parlando, chissà quante cose voi pensate, a un certo punto Gesù mi dà, lo scrive, mi dà la parola di conoscenza e io vi dico cosa state pensando. Ecco, questo sapere cosa state pensando è una parola di conoscenza. Ok? Quindi Gesù capisce, perché nella mia versione è, ma Gesù avendo subito conosciuto nel suo spirito che ragionavano queste cose, disse loro, ok? Una parola di conoscenza è sapere qualcosa che è impossibile che tu sappia. O la storia della Samaritana, quando Gesù incontra la Samaritana sul pozzo, gli dice che lei ha avuto cinque mariti, che quello con cui sta adesso non è suo marito. Come fa a saperlo Gesù che l'ha appena incontrata? Parola di conoscenza, è una parola di conoscenza, ok? In E Atti, dimmi. colgo l'occasione, 2 minuti, 2 secondi, per salutare il caro Roberto Mazzeschi che ci sta seguendo. Ciao. Oh, l'ho seguito anch'io. Buonasera Roberto, è un Ciao piacere averla tra noi. Roberto, vi annuncio anche, siamo quasi in chiusura, che non lunedì prossimo, ma lunedì dopo avremo un'altra volta Roberto Mazzeschi come ospite, spero anche con un altro bellissimo insegnamento come quello precedente. Atti 8, Atti 5, Atti 5, scusami. da 1 a 5, e visto che mancano pochi minuti, finiamo proprio con questi ultimi esempi, in modo che sia ancora più chiaro che cosa, ma credo che sia stato abbastanza chiaro che cos'è la parola di conoscenza. Atti 5, da 1 a 5. Va bene. Ma un uomo di nome Anania, con Safira, sua moglie, vendette una proprietà e tenne per sé parte del prezzo, essendone consapevole anche la moglie, e un'altra parte la consegnò, deponendola ai piedi degli apostoli. Ma Pietro disse a Anania: Perché Satana ha così riempito il tuo cuore da farti mentire allo Spirito Santo e trattenere parte del prezzo del podere? Se questo non si vendeva, non restava tuo? E una volta venduto il ricavato, non era a tua disposizione? Perché ti sei messo in cuore questa cosa? Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio. Anania, udendo queste parole, cadde e spirò, e un gran timore prese tutti quelli che lo udirono. Amen. Ok, qui è molto chiaro la parola di conoscenza qual è? Salta agli occhi, no? Pietro affronta Anania e Saffira per il fatto che gli hanno mentito, trattenendo da per sé un prezzo della vendita di una loro proprietà. Ma come faceva Pietro a saperlo se l'hanno venduto e non c'è stato lo spifferaggio o il gossip, no? Pietro lo ha saputo perché gli è stato comunicato in maniera soprannaturale dallo Spirito Santo, quindi è una parola di conoscenza, ok? In Atti 9 ricordiamo un altro Anania che non era un apostolo, che non era un profeta, che non era un maestro, ma era un semplice discepolo, un membro della Chiesa, e nella sua visione Dio lo manda in un determinato luogo per pregare per Saulo. Non so se ve lo ricordate, che gli dice va in quella strada che sta lì, che sta là, perché c'è un uomo che ti aspetta, no? Come fa a saperlo? Perché lo Spirito che può arrivare in visione, che può arrivare per sogno, questa parola di conoscenza, gli spiega che cosa deve fare, dove deve andare, quale fosse esattamente la casa dove si trovava l'uomo che stava perseguitando la Chiesa, e gli dice pure che quest'uomo lo sta aspettando per ricevere una preghiera. Ecco, questo semplice personaggio, riceve una parola di conoscenza. O quando Pietro sta pregando e ha in visione quella visione del lenzuolo con tutto il cibo sopra, no? A un certo punto lo Spirito gli dice che sta arrivando tre uomini, che stanno arrivando tre uomini. Questa è una parola di conoscenza, quindi può arrivare in vari modi, può arrivare alla mente così, semplicemente non lo sai perché lo sai, ma lo sai, oppure può arrivare attraverso un sogno, oppure può arrivare attraverso una visione. Anche nell'Antico Testamento ci sono c'è questa manifestazione del dono dello spirito. Come dobbiamo fare?
E qui mi appresta la conclusione. Possiamo vedere che questo dono si manifesta in molti modi, come anche gli altri doni non hanno un modo specifico. Si può quindi manifestare attraverso un sogno, la visita di un angelo, una visione, eccetera, eccetera, un'illuminazione interiore, così come può lavorare insieme ai doni di interpretazione di lingue e di profezia. Si può collaborare, questo dono magari inizia col dono della parola di conoscenza per proseguire nella profezia o altri doni. Quando Dio ti dà una parola di conoscenza, sappi sempre, abbi sempre bene in mente che non è per ridicolizzare l'altro, non è per svergognare il tuo prossimo, non è per accusare il tuo prossimo, ma è per manifestare il regno di Dio, è per manifestare e dare gloria al regno di Dio. È per magari smascherare una bugia, però l'altro non deve essere mai ridicolizzato. Abbiamo un padre che si occupa di educare i suoi figli, non facciamo noi gli educatori, a meno che Dio non ci usa per farlo, ma quindi sempre con molta convinzione e umiltà, ma la parola di conoscenza non fate parlare la mente, perché la mente comincerà a dirti, mo da dove l'hai tirata fuori sta cosa? Magari ti viene questa illuminazione, c'è la mente che controbatte, dice no, ma non è così, non è vero, te lo sei inventato. E un mio caro amico mi disse sempre, tra una certezza mentale e un dubbio spirituale, scegli sempre il dubbio spirituale. Con questa io al momento ho concluso questa parte. Benissimo, noi ci vedremo con Danila mercoledì prossimo alle 19:30 per il seguito di questo bellissimo insegnamento. E Danila, voglio aggiungere brevemente una testimonianza, te l'avevo anche detto, ma lo dico qua velocemente. Parola di conoscenza, una domenica di qualche mese fa, stavo pregando a casa dei certi fratelli, è venuto un signore che non conoscevo, non sapevo chi fosse, e avevamo appena finito di pregare, quindi lui era... è ancora, mi auguro, è straniero proprio di, penso fosse rumeno, non mi ricordo se fosse turco, non mi ricordo. Comunque è venuto, io appena entrato l'ho guardato, a malapena l'ho salutato, gli ho detto questo dolore che è dietro la schiena, perché gli ho indicato proprio, ho detto da quanto tempo ce l'hai? Senti dolore, gli ho detto. Lui all'inizio titubava, non sapeva chi fossi io. Poi gli ho detto, no, dimmi se lo senti. Lui ha poi detto che ha avuto un'operazione 15 anni prima, che aveva i dischi che raschiavano l'uno sull'altro. Bene, e gli ho detto anche il punto esatto dove aveva dolore, la gamba e tutto il resto. Poi il Signore l'ha guarito dopo una preghiera. Ecco, lì è stata per me l'insicurezza a non fermarmi, perché all'inizio non volevo dire niente. E se faccio una brutta figura? E se mi prende a Bravo, parole? bravo. E se, allora il se, io il condizionale non lo volevo mettere, sono andato di botto e ho detto quello che lo spirito voleva dire, insomma, è accettato in 5 minuti, Amen. è accettato anche Gesù in pochi minuti, ecco Ecco, questo. bellissima questa testimonianza perché mi dimostri praticamente due cose. Primo, che la mente si mette sempre in mezzo, sempre. E a questo un mio caro amico mi rispose: noi ci facciamo più intelligenti di quello che pensiamo, perché come puoi pensare che la tua mente arrivi a cogitare una cosa del genere, no? O che abbia voglia di fare una cosa del genere, no? Di Certo. indicare e di esporsi in questo modo. Due, qual è l'obiettivo? Qual è stato il tuo obiettivo? Glorificare il regno e fare in modo che questa persona conoscesse Dio. Questo è il motivo per cui i doni vengono dati. Non vengono dati per far vedere quanto sono figo, io so una cosa che tu non sai, assolutamente no. Vengono dati perché la persona che riceve sappia che Dio è vivo, che c'è un Dio vivo che opera ancora miracoli, che questi miracoli non stanno limitati a una categoria, a una nicchia di persone consacrate, ma che ogni figlio può essere strumento della mano potente di Dio. Ogni figlio, pure tu che mi guardi. Pure Sara mia, Sara Citelli, dico proprio a te, che uno pensa che non fai le cose, invece abbiamo più potere di quello che pensiamo, perché non viene da noi, ma sta in noi. Perché se Dio è in noi, c'è anche la sua potenza e il suo potere di fare miracoli. Amen. Zaccaria lo dice, non per forza, ma per, non per forza, c'è la canzone, ma per potenza.
Ecco, è la potenza dello spirito, non per la nostra forza che non riusciamo a fare alcune cose. Quindi è la potenza dello spirito viene manifestata attraverso che cosa? Attraverso la fiducia, la fede in Cristo che opera attraverso di noi. Io con questo ringrazio la cara sorella, ti amo tantissimo in Cristo, sorella, non sai quanto, sei preziosissima per questo canale e per coloro che ti guardano. Io ti incoraggio, ti Grazie. esorto ogni giorno a saltare quel solchetto che il nemico ti mette davanti, ma il Signore lo spiana senza problemi. E vi dico ancora domani un altro insegnamento. Daniele Salamone porterà il seguito al commento alla Genesi, che viene anche rivisto e riveduto da Danila, c'è lo zampino un po' dappertutto, pure lei. Ecco, opera e coopera. E niente, Rivisto no, revisionato perché revisionato, va. non tocco nulla, io revisiono solo. Va bene, e questo è tanto collaborazione, chiediamo, e riconciliazione. Va bene? Ci vediamo domani mattina alle 10 per la lettura quotidiana, l'unico orario che mi posso concedere, visto che ho ripreso a lavorare, gloria a Dio per questo. Domani mattina alle 10, lettura quotidiana, poi domani alle 18 con Daniele Salamone. Grazie e ciao a Alla tutti. prossima per gli altri Shalom! doni. Altri doni, mercoledì Shalom a prossimo. tutti.